5 secoli di storia della famiglia Pepoli nella sua contea di Castiglione e una mostra di monete antiche e medaglie a raccontarci la magnificenza di questa famiglia che aveva il diritto di battere moneta. Qua oggi vediamo per la prima volta, e penso unica, una panoramica delle monete Pepoli che va dall'inizio signoria, quindi Taddeo, Pepoli, i figli Giovanni e Giacomo, quindi parliamo del 1340. Arriviamo al 1701 con i conti Ercole e Cornelio e i figli Alessandro e Giacomo. Qui abbiamo oggi l'onore di avere l'ongaro d'oro originale dei conti Pepoli con la prova in argento. 1701, conosciuti 4 pezzi, 3 sono nei musei e uno oggi ce l'abbiamo qua noi. Sono state qua riunite tutte le monete coniate dalla famiglia Pepoli, con una distinzione, una prima fase, quella alto medievale, con Taddeo, primo signore di Bologna, che emette il pepolese d'argento. Qua vedete il dritto e il rovescio. Alla morte di Taddeo subentrano i figli Giovanni e Giacomo, che coniano il bolognino d'argento. Teniamo presente che nell'alto medioevo Taddeo, primo signore di Bologna, non sbaglia un colpo. Taddeo è celebre per aver fatto, in sintesi, di tutto e di più, ma anche nella moneta presenta un nominale, che è un doppio bolognino molto grande, che sgominerà tutte le altre monetazioni già presenti nell'Emilia Romagna. In sostanza, la moneta di Taddeo è, per contenuto d'argento e grandezza, quella che più riusciva a garantire il valore economico nelle transazioni commerciali. Quindi, una moneta di estrema importanza nel XIV secolo. Dalla fase della signoria, poi, i Pepoli, quando nel 1700 vengono nominati dall'imperatore d'Austria marchesi e principi del Sacro Romano Impero, in quella privativa, nella bolla, hanno anche il diritto di poter battere moneta fina d'oro e moneta d'argento. E lo fanno. Oggi abbiamo la fortuna, per la prima volta in 300 anni, di vedere qui a Castiglione dei Pepoli, nella palazzina comitale, presentate tutte le monete, fra cui anche quelle battute nella zecca di Castiglione dei Pepoli al tempo della nomina del titolo di marchesi, con possibilità di battere monete. E quindi abbiamo la prova per l'emissione del famoso ongaro d'oro e l'ongaro d'oro. Chi erano i marchesi a cui fu dato il titolo? Erano Giacomo e Cornelio. Nel 1701 quindi emettono lo scudo d'oro, detto anche ongaro, e nel 1704 Giacomo muore e quindi subentrano i due nuovi reggenti, che sono i figli di Giacomo, e sono Alessandro e Sicinio, che anche loro battono moneta. Non sono monete probabilmente che hanno mai circolato, se non occasionalmente, erano monete celebrative. Il diritto di battere moneta potevano averlo solo i feudi di nomine imperiale, ecco perché in Italia pochissimi hanno potuto battere moneta e i Pepoli invece fra questi è un'altra delle loro straordinarie avventure che fendono la storia quasi da record. Tra i record, lo so, Pepoli, Gioacchino, che introduce la legge della lira nel 1862, quindi abbiamo speso la lira perché con la legge Pepoli viene introdotta. E sono anche qui radunate una serie di medaglie che celebrano l'avventura storica, la vicenda umana del marchese Gioacchino Pepoli, che sarà l'ultimo marchese e quello che dona alla cittadinanza di Castiglione il palazzo comitale e tutte le altre proprietà che erano dei Pepoli. La medaglia della morte di Gioacchino, che con un personaggio di una caratura di questo livello, era cugino di Napoleone III, imparentato con Napoleone, la nonna era Letizia Marat. Dietro questa medaglia lo ricorda non per le onorificenze, per le grandi vicende di questa vita totalmente dedita al lavoro, ma viene ricordato per l'amore con cui si occupò degli operai, delle loro famiglie, della loro qualificazione e viene ricordato quindi per l'aiuto agli altri caritatevole e per la sua grande umiltà.